Ciao, mi chiamo Paolo Benvenuti e faccio il fonico. Il fonico si occupa di registrare i dialoghi e i rumori durante le riprese del film. A questo fine utilizza diversi tipi di microfoni e di registratori. Il fonico ha il compito di cogliere e registrare i suoni senza perderli o distorcerli, evitando rumori che possano disturbare la scena. Ho iniziato a lavorare nel 99. All'inizio sinceramente non sapevo neanche che esistesse come ruolo il fonico di presa diretta. Avevo fatto 2 anni di università, avevo fatto scienze naturali. Ai tempi strimpellavo la batteria e allora mi iscrissi alla scuola di cinema, pensando di fare poi il fonico per la musica. Durante la scuola di cinema invece feci un paio di film come studente, mi innamorai abbastanza del lavoro e mi divertì molto e iniziai a fare fonico, quindi sono circa 18 anni che lavoro. A differenza dell'immagine, il nostro campo è molto più ampio. Quindi se in questa inquadratura adesso avete dei limiti di campo finiti e che ne so, oltre qua non vedete, io quando lavoro oltre qua sento. Quindi il mio campo è così più ampio di quello visivo che rende il mio lavoro particolarmente difficile. È molto difficile gestire un paesaggio sonoro perché moltissime persone intervengono in questo paesaggio sonoro, quindi per fare un suono in un certo senso bisognerebbe bloccare strade, bisognerebbe fermare attività, fermare cantieri e ricostruire tutto dopo. Quindi bene o male è sempre abbastanza impegnativo fare il fonico. Ci sono molte tipologie di microfono, sono divisibili fondamentalmente in 2 macrofamiglie. Per farla breve, i microfoni dinamici e i microfoni a condensatore. Il microfono dinamico è un microfono resistente, duro da muovere e estremamente poco sensibile e non necessita di nessun tipo di alimentazione. Il microfono a condensatore è un microfono molto più sensibile, che tra virgolette vuol dire sente di più, ha bisogno di una particolare alimentazione. Questi due principi di funzionamento, e tendenzialmente solo i condensatori, di questi principi di funzionamento fanno anche parte i levalier, che sono tipo questo microfono che mi avete messo addosso voi. Microfono particolare che si usa in presa diretta, perché comunque riesce a mantenere il personaggio un po' protetto dai rumori esterni. Quindi se adesso noi avessimo un'asta e questo radiomicrofono, è molto più facile che questo radiomicrofono sia più pulito dell'asta, che invece sente ancora di più l'ambiente. Consiglierei a chi iniziasse questo lavoro, prima di tutto, di essere particolarmente umile, disponibile ed educato, che sono le basi per avere un buon rapporto sul set con i propri colleghi. Dopodiché lo inviterei, qualora si trovasse su un set, a rubare con gli occhi tutto quello che può rubare. Quindi a capire, a guardare chi sa fare meglio questo lavoro e imparare. C'è solo un modo per imparare questo mestiere, andare sul set e farlo. Le scuole preparano, possono dare qualcosa, possono insegnare il linguaggio, possono insegnare parte della tecnica, ma difficilmente possono insegnare il ritmo, l'attitudine e la forma mentis che bisogna avere sul set. Quindi la cosa più preziosa per me è usare gli occhi e rubare il più possibile il mestiere altrui, per poi sviluppare una propria idea di creatività, però partendo dall'osservazione. Durante un film tutti i reparti sono estremamente legati. Un fonico deve sapere di ottiche, quindi quando un fonico sente 80 in macchina, 25 in macchina, deve sapere che cos'è un 80, deve sapere che cos'è un 25, quantomeno immaginare che un 80, sapere che un 80 è un'ottica lunga, che il 25 è un'ottica più larga, per già iniziare a capire lo spazio che occuperà il fotogramma per posizionare i microfoni, per esempio. Deve capire di luci, quindi deve sapere che determinate luci fanno ombre soffuse e che si possono anche imboscare, altre luci fanno ombre nette, disegnate. Deve sapere di scenografia, deve conoscere gli abiti, perché se bisogna usare dei radiomicrofoni bisogna sapere
che abiti indosseranno gli attori e di che materiale saranno fatti, perché gli acrilici e molti materiali sono rumorosi, il cotone e la lana sono più silenziosi. C'è tutta una serie di operazioni che il fonico deve fare prima di iniziare a girare un film, in pre-produzione. E il rapporto con gli altri reparti è assolutamente importantissimo. Allora, il suono si fa bene quando si inizia a pensarlo prima di girare, quindi dal momento dei sopralluoghi. Quindi se mi chiamassero per fare un sopralluogo, io andrei in location e guarderei tutto, ma non semplicemente lì, guarderei intorno, quindi guarderei se ci sono eventuali cantieri. Mi informerei sulla presenza di, che ne so, piccoli aeroporti privati nelle vicinanze, che magari vai lì di domenica convinto che di domenica la gente non lavora, un bel giro in macchina, stanno tutti a casa, e invece no, volano tutti, pigliano l'aeroplanino e fanno il giretto. Quindi un sopralluogo va fatto controllando la zona, non semplicemente la location. È nel momento in cui scopro o vengo a sapere che c'è un cantiere o un'attività in corso, in tempo cerco di prevenire, quindi mando la produzione in questo cantiere cercando di capire che orari di lavoro fanno, se possono fermarsi, se non possono fermarsi. Purtroppo questo è l'unico modo per fare. Prepararsi molto prima e non arrivare all'ultimo. Se lavorando col suono si arriva all'ultimo, difficilmente si risolvono i problemi. Di fatto c'è un fonico che si chiama proprio montatore del suono, o meglio un montatore che si chiama montatore del suono, che lavora specificatamente in post-produzione. C'è un fonico di mix, c'è un fonico di foley, coloro i quali fanno i vari effetti sonori. Diciamo che la squadra del suono è molto più grossa di quella che noi pensiamo e non finisce sul set, va avanti dopo in studio. Ma non è scontato che il fonico faccia la posta, anzi è più facile che un fonico, finita la ripresa, dia il girato coi report, quindi con dei bollettini di edizione particolarmente precisi per facilitare il lavoro del montatore del suono, e poi faccia lavorare il montatore e vada semplicemente a vedere.